Presidente Gravina, ad un mese dal suo insediamento ai vertici della Lega Pro, quali sono le considerazioni che si sente di fare? Beh, diciamo che siamo impegnati in un percorso importante. A livello personale sono molto soddisfatto. Una scommessa difficile, impegnativa. E devo dire che c'è molto supporto da parte di tanti addetti ai lavori, dalla struttura, dall'organizzazione della nostra Lega, dalle società, da tanti presidenti che probabilmente cominciano anche ad apprezzare il mio modo di relazionarmi con loro, di intuire quelli che possono essere le valenze di progetti sui quali stiamo lavorando tutti insieme. Diciamo che c'è molto da fare, è un percorso complesso, difficile, però credo che con l'aiuto di tutti possiamo ottenere dei risultati incredibili. Ecco, da qui alla fine della stagione qual è l'obiettivo più importante che si è dato? Beh, adesso siamo impegnati su diversi fronti. Il primo l'abbiamo già esaurito, che è quella della Carta Costituzionale della Lega, quindi lo Statuto. Il secondo adesso è la parte dei progetti. Cominceremo dal prossimo Consiglio Direttivo del 23 di febbraio con un primo incontro assembleare delle società post statuto, che dovrebbe essere intorno al 29 di febbraio, con cadenza mensile. Spero, mi auguro di poter incontrare le società e lavorare sui progetti. Da qui al 30 di giugno dobbiamo avere 3-4 macro aree sulle quali lavorare tutti insieme affinché la Lega Pro si possa presentare all'appuntamento del 1 di luglio, quindi in occasione del prossimo campionato in condizioni rinnovate, e il rinnovamento passa anche attraverso le norme importanti sull'iscrizione, sulle licenze nazionali, sulle quali dobbiamo lavorare insieme fissando dei criteri, dei parametri che sono flessibili nella giusta maniera, nel giusto modo, ma devono essere contemporaneamente severi per consentire a tutti di essere rispettosi delle regole, permettere a tutti di pretendere il rispetto delle regole. Ecco, non mancano naturalmente i problemi per vari club dal punto di vista economico. Un esempio lampante è la Carrarese, che comunque dal punto di vista sportivo sta onorando il campionato. Qual è la posizione sua, della Lega Pro, in riferimento a queste difficoltà? È quello che dicevo prima, quando noi certifichiamo le difficoltà è troppo tardi. Bisogna creare probabilmente i presupposti, le condizioni, stabilire dei parametri, degli indici che siano di garanzia per il sistema. Probabilmente appariremo molto severi, probabilmente daremo la sensazione di voler essere troppo duri nello stabilire alcuni parametri, ma sono indispensabili. Questo non significa che dobbiamo abbandonare il processo di accompagnamento, di supporto, di sostegno alle società. Quindi noi da un lato dobbiamo essere severi nello stabilire dei parametri, dobbiamo essere coscienti nel pretendere il rispetto di quei parametri, ma dobbiamo anche essere bravi nel creare le condizioni affinché la sostenibilità di questo sistema sia una sostenibilità reale, concreta, non assolutamente teorica.